Rieccoci dunque, come promesso in studio, con il nostro magazine dedicato alla cultura e ci occupiamo oggi della società canora maschile di Brunico, uno dei cori più antichi dell'intero arco alpino. Vediamo il servizio. Si prova come ogni lunedì a Brunico in sala i 35 componenti la società canora maschile, uno dei cori più antichi dell'Euregio, essendo stato fondato nel lontano 1843. A quanto pare solo il coro di Innsbruck, nato un anno prima, è di più lunga tradizione. Una volta alla settimana si ritrovano tutti sotto la guida di un direttore che è anche l'unico professionista del gruppo. Allora noi cantanti cantiamo perché ci piace cantare, però non siamo professionisti. L'unico professionista nel coro è il maestro. Le prove si intensificano solo a ridosso dei due concerti fissi nell'annuale scaletta del coro maschile di Brunico in primavera e nel periodo natalizio. Si va dai 35 anni del corista più giovane agli 82 del più, diciamo, esperto, con un repertorio vario ma di grande interesse e levatura. Noi ci occupiamo soprattutto col Lied tedesco, con i brani di Schubert, di Schumann, Mendelssohn, Brahms. I coristi sono semplici appassionati che negli anni sono riusciti a educare la propria voce grazie anche ai suggerimenti del direttore. Con tanta fatica e con tanta... piano piano si riesce anche a fare dei risultati più meglio con l'educazione della voce, con dei diversi esercizi di fiato, eccetera. La concentrazione e l'impegno non mancano per tutti, comunque l'appuntamento settimanale con le prove e semmai con i concerti risulta infine essere un momento di puro svago. Devo dire che mi piace molto perché dopo il lavoro, quando arrivi stanco, quando sei un po' affaticato, tutto, qua inizi a cantare, viene un po' aria nel sistema e proprio vedi come ti fa bene e come è bello. Ed ora un breve stacco pubblicitario, poi di nuovo in studio per parlare di sport. Un bel giorno la leggerezza trovò casa e nacque un'idea da maestri. Liberamente, per sentirti leggera come una farfalla. Come il buon cotto di alta qualità, privato del grasso. E la mortadella di pollo, squisitamente leggera. E con tanto gusto. Scegli liberamente, liberi di essere leggeri. Liberamente di Casa Modena, maestri nei saloon. In evidenza all'interno della nostra pagina sportiva lo sci alpino torna all'immancabile appuntamento con la Coppa Europa, naturalmente a Oberhergen. La gara è fissata per mercoledì 16 dicembre sulla pista di Oberholz. Nelle ultime due edizioni di Coppa Europa Oberhergen hanno trionfato i colori svedesi, in particolare si è ripetuto il forte Axel Beck. L'ultimo azzurro a conquistare il gradino più alto del podio è stato Patrick Thaler nel 2011, senza dimenticare naturalmente l'ottimo secondo posto di Stefano Gross nel 2012. La speranza è che quest'anno torni protagonista un atleta azzurro, speranza dei tifosi ma anche degli organizzatori, con quest'ultimi che contano i giorni in vista di questo classico appuntamento in calendario mercoledì 16 dicembre. La 32esima edizione, io direi, per quanto riguarda la preparazione, quest'anno particolarmente siamo già molto avanti, la pista è pronta, perciò aspettiamo solo gli atleti. Ecco, noi apriremo questa pista già questo fine settimana per gli sciatori, pertanto quest'anno siamo molto fiduciosi che si possa fare puntuale anche sotto ottime condizioni, come del resto anche tutti gli anni scorsi.
questa gara. E quando si parla di appuntamenti importanti non si può certamente trascurare la gara di Coppa del Mondo di slittino su pista naturale che si svolgerà a Nova Ponente. Il ricco programma si aprirà giovedì 28 gennaio con l'arrivo dei partecipanti e si concluderà domenica 31 con la cerimonia finale. Sicuramente gli altri attestini sono i favoriti per la gara, proprio nella categoria maschile, un Patrick Pignatter che l'ultimo anno non ha vinto, ma comunque gli anni prima vinceva sempre lui, l'anno scorso ha vinto Alex Gruber, ma questi atleti sicuramente partecipano. E poi nella categoria femminile la russa Lavrentieva è sicuramente quella che è la favorita. La Evelyn Landhaler sicuramente una di quelle che può vincere, ma sono tutti presenti, no? È una Coppa del Mondo, anche le nostre atlete e atleti sono presenti. Si contano dunque le settimane e i giorni a Nova Ponente e a Oberhagen per questi due eventi d'alto livello del panorama invernale alto atesino. Ed ora con il supporto della regia andiamo a vedere assieme le previsioni del tempo. Le Alpi saranno ancora interessate da un campo di alta pressione, un fronte poco attivo si avvicinerà da ovest. Venerdì inizialmente il tempo sarà molto soleggiato con cielo generalmente sereno. In giornata dalla Svizzera arriveranno nubi alte che tenderanno ad intensificarsi nel pomeriggio. Vediamo le temperature: Bolzano minima meno 2 massima 10, Silandro minima meno 1 massima 7, Merano minima meno 2 massima 9, Bressanone minima meno 2 massima 8, Vipiteno minima meno 6 massima 6, Brunico minima meno 6 massima 7 gradi. La giornata di sabato inizierà con delle nubi, con il passare delle ore tuttavia prevarrà il sole su tutto il territorio. Domenica il cielo sarà sereno, poco nuvoloso, le temperature saranno in contenuta diminuzione. Per la prossima settimana si prevede ancora tempo stabile senza precipitazioni. Siamo in chiusura, siamo ai saluti, giusto il tempo di ricordarvi come sempre il nostro sito web www.video33.it. L'informazione di Video 33 ritornerà puntuale domani mattina alle 6.40 con la rassegna stampa curata da Matteo Donagrandi. È veramente tutto, vi ringrazio della cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata. L'abbigliamento di Video 33 è fornito da Boutique New Time a Bolzano, Galleria Greif. Natale è anche un libro da regalare. È per questo e per festeggiare il suo 25esimo compleanno che il mercatino di Natale di Bolzano si impreziosisce lanciando un Natale di libri, incontri di grandi scrittori con il pubblico. Il via venerdì 27 novembre con Vittorio Feltri. Seguiranno Mario Giordano, Simona Raspelli, Susanna Tamaro, Marcello Simoni, Elisabetta Agnone, Silvia Zucca, Mauro Corona, Claudio Magris. La chiusura mercoledì 23 dicembre con Lilli Gruber.